Ci divertiamo ancora tanto dopo 10 anni. Sicuramente che cambiamo scaletta anche mezz'ora prima di salire sul palco, come hai visto poc'anzi. E quindi sì, ci sono una serie di fattori che ci mantengono sempre Evergreen. evergreen. Sì, ci divertiamo, la base è il divertimento e secondo me questa cosa arriva al pubblico. Ti hanno chiamato Federico e poi succede spesso, chissà perché, che ti chiami lo Spinelli, Non lo so, questi stereotipi. Ma è successo pure in una nota città del nord che per ovvi motivi non nominerò, Brescia, un anno fa, che tutta la città era tappezzata da questi manifesti. Questa sera un bel concerto di musica nuda, Petra alla voce e Magoni al contrabbasso. E poi, vabbè, senz'altro la formula che è originale e particolare, ma allo stesso tempo, pur essendo insomma, di qualità, non è una cosa per pochi o per esperti, ma anzi è un progetto popolare e quindi sicuramente riusciamo a arrivare, abbiamo un target pubblico che va dai bambini agli anziani e tutto quello che c'è in mezzo, quindi questo per noi è positivo. Tra il buio del cielo e le teste pelate bianche, le nostre parole si muovono stanche, non ci capiamo più. Ma io voglio di parlare, di stare ad ascoltare, di continuare a fare l'asino, di comportarmi male per poi non farlo più. Felicità. Su quale treno della notte viaggerai? Che passerai, ma come sempre in fretta non ti fermi mai. Felicità. Sottraendo tante note e tanti arrangiamenti che spesso, soprattutto nella musica pop, sono un po' superflui, il testo di una canzone viene valorizzato. Per noi non c'è complimento più bello che quando alla fine dei concerti ci dicono che hanno apprezzato il testo di, ad esempio, Guarda che luna, piuttosto che anche un pezzo dei Beatles, perché no? Sì, ci piace raccontare le storie che ci sono dentro le canzoni, quindi scegliamo ovviamente canzoni che dicono qualcosa a noi per primi come ascoltatori, sia come emozione che come divertimento, ci sono tante sfumature nella musica, no? E poi la musica è la colonna sonora della nostra vita e quindi così come ci sono tante sfumature, tanti stati d'animo nella vita, è giusto che ci siano momenti diversi anche durante il concerto per riflettere, per emozionarsi, per ridere, per scherzare, per arrabbiarsi e così via. Infatti mi cambierò 4 volte durante il concerto. Sì, perché ci tiene molto Sì. all'immagine. Lei ti leverà.